Guarda, c'ha foto, guarda. Adesso stanno andando via. Sì. Eccoli, in tre. Mentre col volto coperto gettano un liquido infiammabile all'esterno del ristorante Fusion Lumi in via Mattei a Marcon. Attendono che le fiamme divampino e iniziano a girare la scena con il cellulare. Sono le 2:20. Le immagini immortalate dalle telecamere di videosorveglianza non lasciano dubbi, come racconta la titolare. Si vede bene che sono passati, ha fatto un atto vandalico, ecco, ha fatto apposta, hanno buttato del liquido e poi acceso il fuoco. Io non so se l'hanno fatto perché devono dimostrare che hanno fatto il loro dovere, nel senso il loro lavoro, per prendere soldi oppure perché per mettere online, per avere like, non so, adesso sai, c'è di tutto, non sappiamo. Una volta piccato il fuoco, i tre sono fuggiti senza correre, probabilmente per non dare nell'occhio, attraversando la strada e facendo perdere le proprie tracce. Forse c'era un'auto ad attenderli. Non una bravata, secondo la titolare, ma un'azione con uno scopo preciso. È stato qualcuno che, insomma, voleva farci del male, ecco, evidente. Io penso del concorrente, magari dall'invidia o perché lavoriamo bene. A chiamare i soccorsi una persona, ripresa dalle telecamere, che si è fermata per vedere cosa stava accadendo. Si aspettava di più, probabilmente non c'è neanche più il locale qua. L'interno infatti non ha subito danni di rilievo, circa 40.000 invece quelli provocati all'esterno. E mentre i carabinieri indagano, la titolare lancia un appello. Se magari qualcuno vede che qualcuno ha posto il video, si riesce a capire, che ci dà magari qualche indizio, che chiama i carabinieri di Marcon perché sta facendo l'indagine. La volontà è quella di riaprire entro un paio di giorni, nella speranza che i tre responsabili vengano presi al più presto.